tutto è rimasto intatto a 87 anni fa. Stiamo raggiungendo il rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale. Ci troviamo già sotto Piazza Pretoria, conosciuta come Piazza della Vergogna. Questo è l'unico accesso al bunker ed è adiacente all'ingresso di Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. Proprio in questi sedili le persone attendevano lunghissime ore ed era l'unica strada della salvezza. Tutto nasce nel 1935, quando il Comune di Palermo ritiene indispensabile creare un ricovero, così come veniva chiamato all'epoca, per permettere alla popolazione di rifugiarsi in caso di attacco aereo. Questi ricoveri erano predisposti per ospitare 250 persone, ma ne potevano raggiungere anche 600 e in pochi minuti l'aria diventava irrespirabile, infatti sono poche le prese d'aria presenti. Questo è uno dei due ingressi principali, oggi murato definitivamente. Ci troviamo proprio sotto il leone di Piazza Pretoria e da qui ancora la scritta originale, vietato soffermarsi, per poter far raggiungere a tutti il rifugio nel più breve tempo possibile. La popolazione accedeva proprio da queste scale e qui possiamo vedere ancora i resti dell'impianto elettrico dell'epoca. Sedili di cemento, bocchettoni d'aria arrugginiti, bagni ormai scardinati, rievocano una pagina di storia triste. Palermo in quegli anni subì ben 70 attacchi aerei. Questo è uno dei tanti rifugi antiaerei presenti a Palermo ed è visitabile in diversi periodi dell'anno.